Può succedere di sbagliare, ma non si può sbagliare con un fucile in mano. È un appello al rispetto delle regole, ma soprattutto alla prudenza, quello che arriva dagli esperti dopo che ad Arezzo una bambina è stata colpita da alcuni proiettili da caccia ad una guancia. È successo a Patrignone, periferia nord della città. La bimba di 3 anni stava giocando in giardino quando è stata raggiunta dai pallini. Ho sentito un gran botto e il mio figliolo, che era in camera, ha sentito i pallini sopra il tetto. Ha riportato fortunatamente solo una ferita superficiale alla guancia, sta già meglio e non le resteranno segni visibili. Tanta invece la paura, pochi centimetri più là sarebbero bastati a provocare la tragedia. L'episodio è deplorevole e spiacevole, questo dispiace. Non vogliamo però che sia speculazione, perché cioè, un episodio non è quello che inficia la figura del cacciatore. A raggiungere la piccola sarebbero stati dei pallini da caccia per uccelli. Probabilmente era una caccia vagante, perché senta, la caccia d'appuntamento è difficile che vada fuori dalle distanze. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della polizia. Ci sarà anche da stabilire da che distanza dalle abitazioni sia partito il colpo. La normativa attuale prevede dalle strade 50 metri di spalle e 150 sparando contro. Dalle abitazioni, civili abitazioni, 100 di spalle e 150 sparando contro. Fino a 80 metri il pallino arriva freddo, ma arriva. Perciò lui era attorno sugli 80 metri, sicuramente. Non si tratta naturalmente di un gesto volontario, i genitori potrebbero procedere con una denuncia per lesioni colpose. La domenica mattina è tutto uno sparare di qua, di là. Io là, guardi, c'ho un albero, sembrava che venisse la grandine, quindi sono i pallini praticamente. Ma comunque, indubbiamente arriveranno freddi, io sono d'accordo, però insomma, vicino alle case così non va bene.